ripresa rinviata per il settore delle costruzioni. Secondo gli ultimi dati diffusi da ANCE Genova, l'ottavo anno consecutivo di crisi, il settore ha perso il 40% degli investimenti, pari a circa 70 miliardi di euro. Dall'inizio della crisi a oggi, la provincia di Genova ha perso circa 700 imprese e 4.000 addetti. Qualche lieve dato positivo viene solo dalla riqualificazione del patrimonio abitativo e dall'andamento del mercato immobiliare. Il problema è che abbiamo pensato che forse si stesse chiudendo, l'anno scorso ci siamo visti qui intravedendo i primi segnali di una potenziale ripresa, oggi purtroppo dobbiamo dire che la potenziale ripresa non c'è stata. Tutti gli indicatori ci dicono che il 2015 e il 2016 sono ancora da ascrivere ad anni di crisi, la speranza di ripresa continua a slittare. Il settore unico che ha continuato sempre a crescere anche durante la crisi è il settore della riqualificazione edilizia e la motivazione è semplice, l'incentivazione che il governo ha dato per chi riqualifica ha effettivamente funzionato. Ahimè, il resto non funziona perché le opere private sono bloccate, siamo su scala nazionale al numero di permessi di costruire che ci riporta al 1936, questo in base a tutto il ragionamento di cementificazione potenziale. Siamo tornati a livelli di prima della Seconda Guerra Mondiale. A Genova abbiamo registrato nel 2015 poco più di 1.000 tra permessi di costruire di ESCIA, cioè il settore privato è fermo perché il mercato non risponde da un lato, non c'è una vera politica fiscale che incentivi, anzi è stata perpetrata una politica fiscale che facesse cassa immediatamente, la casa è stata usata come un vero e proprio bancomat, senza prevedere che in un paese come l'Italia le ricadute sarebbero state pesantissime e nello stesso tempo la riqualificazione edilizia, la rigenerazione urbana, la sostituzione edilizia che sono i messaggi del domani non sono supportati da una normativa che li rende effettivamente praticabili, una normativa che non è soltanto fiscale ma che deve anche mettere mano a leggi urbanistiche che risalgono ad anni che non prevedevano questo tipo di mercato. Un tentativo di ripresa nel 2015 anche dal mercato dei lavori pubblici, ma il nuovo codice degli appalti sta determinando un pesante blocco dei bandi di gara che inciderà negativamente sugli investimenti da attuare. Per scongiurare questi effetti il settore chiede un periodo transitorio del nuovo codice appalti. Non va purtroppo meglio nel settore delle opere pubbliche. Il nuovo codice degli appalti, permettetemi di dirlo subito, è una realtà. È inutile pensare di poterlo sostituire con qualcos'altro. Questo c'è. Abbiamo bisogno di lavorare insieme al governo, insieme ad ANAC, perché le linee guida correggono quelle che a nostro giudizio sono delle storture che non ci permettono di arrivare al risultato, che il risultato deve essere quello di avere delle opere realizzate. Il Paese ha bisogno che vengano realizzate le opere, non ha bisogno né di contenziosi, né di ricorsi al TAR, né di riserve, né di tutto quello che purtroppo è successo negli anni. Abbiamo bisogno di uno strumento che ci permetta di evolvere, ma abbiamo bisogno anche che ci venga dato il tempo, e non solo a noi, anche alle stazioni appaltanti che hanno bisogno di tempo per qualificarsi. E non possiamo permetterci, dopo 9 anni di crisi, di temporeggiare in attesa che le cose si sistemino. Il settore non se lo riesce a permettere e questo è un settore che contribuisce al PIL del Paese ancora per più del 12%. Non chiediamo un aiuto al settore in sé per sé, chiediamo un'alleanza con le istituzioni che permetta a un settore che riteniamo essere ancora strategico per il Paese di poter evolvere come non solo la pubblica amministrazione ci richiede, ma ce lo richiede in primis il mercato. Abbiamo bisogno del tempo e delle condizioni che permettano alle nostre imprese di avviare quel percorso evolutivo che viene richiesto. Abbiamo bisogno di un'urbanistica coerente, abbiamo bisogno di un'incentivazione che oggi, ahi noi, è ancora a favore di chi compra un prodotto usato e scarsamente efficiente. Impostiamo invece un sistema di incentivazioni anche fiscali che permettano a chi compra un nuovo in alta classe energetica di averne un vantaggio rispetto a chi invece investe in prodotti usati scarsamente efficienti. Questo ha un ritorno immediato in termini di gettito e anche in termini di economia reale per un paese che, ricordiamoci, non ha materie prime e l'energia che consuma la deve comprare.